Chi c'è qua? Chi c'è? Where is Duvo? Ugo. Where are Ugo? That. Eh sì, ci è andata via quasi tutta la neve. Siamo a Duvet Beach. Camminiamo per rive sgelate. Camminiamo per le rive sgelate. Patatone, patatone, Ciccio, vieni qua, dai. Ormai siamo tutti fenomeni su Facebook, su Instagram, tutti fenomeni, pure sottoscritto perché ogni tanto perde tempo a far vedere sempre le solite cose, a far... Però vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole, no? Perbacco. Però facendo così si snatura la realtà dove vivi, la realtà che vedi, che è completamente diversa da una fotografia e da un video costruito ad hoc. La realtà è ben diversa. La realtà è ben diversa da quello che vediamo sui social, sulle foto, non sto dicendo niente di che, anzi, una ovvietà. È una ovvietà, quindi bisogna prendere con le pinze tutto. Quindi è tutto soggettivo, perché una ripresa la potrei fare diversamente da un altro, quindi la realtà cambia. Una fotografia la potrei fare con una macchina più decente o meno, la potrei fare da un angolo, da un'angolazione o un'altra. Quindi la realtà cambia in base a boh. Siamo noi che ci facciamo delle idee, una realtà fittizia, ma la realtà è questa. La realtà io dovrei stare zitto e filmare quello che c'è. Questa è la realtà, dove Ugo abbaia, perché vede un iceberg. Che iceberg? Vedi lì, che iceberg c'è? No, 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 no. Tanto qui cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Quindi, boh, non lo so. È vero che più racconti la verità, più è reale, però sono convinto che tutti gli artifici per fare una fotografia bella, tutti i video per fare venire fuori tutto bello, non lo so dov'è il punto di verità e il punto di artificio. Non lo so. Se è etico trasformare tutto e colorare una foto oppure lasciarla lì così com'è. Non lo so, non lo so. Mi sto ponendo questo problema qua. Dove arriva il reale e dove inizia il fittizio? Solo per mostrarsi. Non lo so, così è. Va bene, dai. Adesso torniamo a casa, Ugo. Andiamo a fare un giro a Ostersu, con la Mari, visto che me lo ha detto.
e poi stasera, se ho 2-3 ore di luce, vado a sciare. Ok, perfetto. Adesso Ugo comincia a giocare. Ah, vabbè, 5 minuti poi andiamo, Ugo. Andiamo, vieni. Ugo.